restante aggressiva quanto divertente, vince 3-0 contro l'Aprilia e passa agli ottavi di Coppa Italia di Serie D al termine di una gara godibile giocata su alti ritmi. Formazioni notevolmente modificate rispetto ai consueti schieramenti. Il tecnico ospite Greco rinuncia ai tre over Montella, Mattia e Spano, che entreranno nella ripresa, per dare spazio alla linea verde con 7 under in campo. Mister Mariotti lascia a riposo Ruglio, Pisano e Congio, deve fare a meno di De Martis, infortunato, e Colombo, reduce dagli impegni con la nazionale di San Marino. La cronaca dura poco meno di 10 minuti la partita di Cruz che, su una a lungo caccia del pallone in aria, si infortuna ed è costretto a lasciare subito il campo a Sartor. È l'Aprilia ad avere la prima chance ed unica del primo tempo all'11esimo con Campagna che, ben servito in aria, manda al lato. Poi sarà solo Torres che non rinuncerà ad un asfissiante pressing a tutto campo fino al 90esimo. Da corner di Milani al 17esimo Sartor tenta l'acrobazia ma senza successo. Poi la manovra si fa sempre più rapida e accerchiante con l'Aprilia che non riesce ad arginare la vis pugnandi dei rossoblù. Al 18esimo Bianco non trova lo specchio. Scocca il 23esimo quando Milani subisce fallo e può battere un calcio di punizione sulla tre quarti. Palla deviata ma che arriva dalle parti di Sartor. L'argentino non si fa pregare, con una bella girata di prima intenzione la mette dove Manassi proprio non può arrivare per l'1-0. Il raddoppio potrebbe arrivare dopo solo un minuto con questa ripartenza quasi perfetta. Azione avviata da Masala, Sartor scarica su Samuele Pinna che vede e serve la corrente Bianco, conclusione deviata, tutto molto bello. Al 29esimo Russo è servito da rimessa laterale e mette al centro, Pinna non trova il pallone, ci arriva Milani che conclude a botta sicura, salva il difensore ospite. 33esimo e Bilea dalla destra mette in aria per la testa di Pinna, si salva ancora l'Aprilia. Al 35esimo Sartor se ne va tutto solo ma non vede Pinna libero in aria, spara sul portiere, bravo nell'occasione. Al 43esimo Bilea lo ritroviamo questa volta sulla sinistra, una corsa irruente, un contrasto vinto e poi un legno a negare la gioia del gol per il bravo difensore rossoblù. Il gol arriva nel minuto di recupero del primo tempo e alla faccia di Simone Milani, caparbio quanto basta per rubar palla non una ma due volte e poi glaciale sotto porta. Bella! La ripresa si apre con un doppio cambio per l'Aprilia e al secondo minuto, con l'occasione che capita sui piedi di Samuele Pinna, Manasse si salva. Il 2001 rossoblù lascia il posto poco dopo al coetaneo Gabriele Pintori, anche lui frutto del vivaio Torres, che alla prima chance si presenta, brucia il difensore sulla corsa e la piazza di sinistro per prendersi i meritati applausi quando scocca il decimo della ripresa. Prova a limitare i danni l'Aprilia, dentro Montella, Spano, Oriano e la manovra ospite si ravviva ma non quanto basta per creare pericoli. Mister Mariotti dà spazio anche a Virdis, Lucarelli e Pisano. L'Aprilia non demorde nonostante il passivo e prova a rendersi pericoloso. Il gol della bandiera potrebbe anche arrivare al 35esimo ma Campagna centra in pieno la traversa con il suo pallonetto. Termina qui, la Torres passa agli ottavi dove incontrerà il Pineto dell'ex rossoblù Stefano Sarrizzo.